Buongiorno, oggi parliamo di sonno e apprendimento nei bambini. Ne parliamo con il professor Paolo Curato. Professore, buongiorno, Buongiorno, benvenuto. buongiorno a lei. Professore è direttore dell'unità di neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata di Roma e da recenti studi, adesso il professore ci racconterà, emergono delle novità importanti su come il sonno sia legato all'apprendimento e alla memoria nei bambini. Ci racconta un po' queste nuove conoscenze che mi sembrano molto interessanti e soprattutto molto utili ai genitori. Che il sonno sia importante per il nostro apprendimento è un'acquisizione che abbiamo da tempo. Ci deve essere una qualche ragione per cui noi passiamo un terzo della nostra vita dormendo, ma soprattutto il bambino passa, soprattutto quando è molto piccolo, passa oltre la metà del suo tempo giornaliero dormendo. E naturalmente sappiamo che proprio in età evolutiva, nel bambino più piccolo, abbiamo dei fenomeni di maturazione cerebrale che sono molto legati al neurosviluppo e all'apprendimento. Sappiamo molto bene noi stessi come quando dormiamo magari un pochino di più, una mezz'ora in più, un'ora in più, ci sentiamo anche il giorno dopo molto più pronti nel lavoro che facciamo. A maggior ragione questo vale nel bambino. Sappiamo che il sonno è assolutamente essenziale in generale per l'apprendimento, ma soprattutto per la nostra memoria, perché avvengono nel sonno dei procedimenti legati alle connessioni sinaptiche che sono fondamentali per fissare, per archiviare i ricordi della giornata. E praticamente quello che abbiamo imparato proprio molto recentemente da studi clinici e studi preclinici e poi anche clinici che sono stati pubblicati su importantissime riviste, in particolare su Science, poco fa, è che durante il momento del sonno noi praticamente eliminiamo e ripuliamo le nostre sinapsi e ne facciamo poi, siamo pronti a farne di nuove per il giorno dopo. Quindi è un po' come se avessimo due fasi nell'arco della nostra notte, una fase di sonno REM e una fase di sonno non REM. Durante la fase REM, che è quella del sogno, che siamo abituati a vedere come questi ricordi anche che hanno un impatto emotivo, ce li ricordiamo anche la mattina dopo, soprattutto quelli dell'ultimo ciclo del sonno, non ricordiamo quelli precedenti, ma durante il sogno REM noi praticamente elaboriamo e codifichiamo i vissuti più emotivi della giornata precedente. Ecco, c'è questa grossa colorazione emotiva e sulla base di questo fissiamo alcuni ricordi, quelli per noi più salienti dal punto di vista della nostra emotività. Ecco, questo naturalmente lo fa anche il bambino, ma continuiamo a farlo anche in epoca adulta. Mentre invece nella fase non REM, nella fase quindi del sonno lento, più profondo, compaiono delle figure sull'elettroencefalogramma degli fusi del sonno che sono importanti per fare pulizia delle sinapsi in qualche modo. Ecco, quindi noi in qualche modo eliminiamo, è come se facendo il paragone con il nostro computer dovessimo ripulire le email che non ci servono, quelle che in qualche modo ci aggravano e ci pesano sulla nostra memoria, ma non sono fondamentali per noi. E quindi durante il sonno facciamo questa sorta di pulizia, come dello schermo del computer, in cui alcuni ricordi che per noi sono stati più importanti e più significativi per il nostro apprendimento, e quindi riteniamo di doverli immagazzinare, fissare nel nostro archivio della memoria, questi qui hanno bisogno di essere consolidati, mentre invece quelli che sono meno importanti dal punto di vista emotivo e dell'apprendimento dobbiamo cercare di eliminarli per fare uno spazio nella memoria.
E quindi c'è un procedimento attivo molto importante che avviene durante il sonno REM per gli aspetti emotivi e durante il sonno non REM per quanto riguarda proprio questo consolidamento. E questi nuovi studi hanno visto nel topolino, naturalmente, nell'animale, che doveva imparare con un apprendimento di un nuovo compito, di un nuovo task, che proprio attraverso il sonno le sinapsi si modificano. Quindi noi facciamo durante la giornata, in base alla nostra esperienza fatta durante la fase della veglia, delle nuove spine dendritiche, delle nuove arborizzazioni, c'è una sorta di incremento di connessioni che facilita la sinaptogenesi e in qualche modo c'è un aumento enorme del numero di queste sinapsi. E durante la notte noi dobbiamo eliminare quelle in sovrannumero che ci servono di meno. E questo è il processo che quindi consolida l'apprendimento. Quindi il sonno è fondamentale per imparare e soprattutto per memorizzare. E questo anche dal punto di vista degli studenti si sa molto bene che leggendo qualcosa o studiando qualcosa e dormendo poi dopo anche solo 30-60 minuti, questo è una modalità molto importante per fissare meglio il ricordo e in qualche modo mantenerlo nel proprio archivio della memoria. E anche per avere questo tipo di processo immagino che sia molto importante un buon sonno, quindi un sonno sereno, quindi anche delle regole che aiutino il bambino ad addormentarsi bene e a dormire bene. Ecco, questo appunto è l'aspetto più importante, perché se il sonno ha un ruolo fondamentale per il nostro apprendimento, immaginiamo il bambino nel primo ciclo delle classi elementari o successivamente il ragazzo e l'adolescente che deve imparare, deve apprendere, deve memorizzare, deve essere attento durante la giornata, perché poi per andare bene a scuola non basta essere intelligenti, ma bisogna anche essere molto attenti e quindi mantenere uno stato di concentrazione adeguata per un tempo lungo. Il sonno è assolutamente essenziale, quindi è essenziale un buon addormentamento e una buona quantità e qualità del sonno. E dobbiamo dare alcuni suggerimenti, dobbiamo dire che il sonno va in qualche modo preparato ad esempio già nel momento della cena, della sera, perché ci sono alcuni cibi che potrebbero in qualche modo essere amici del sonno, facilitare il sonno. Le nostre nonne ce lo dicevano molto bene, per esempio il riso, i cereali integrati, il pane integrale, il latte, lo yogurt, fanno molto bene perché agevolano il sonno. Per esempio il pollo, le carni bianche, le patate, lo stesso, hanno un'azione di liberare triptofano. Tutti gli alimenti che contengono il triptofano, che liberano la serotonina, facilitano il sonno. Al contrario, dovremmo evitare, soprattutto nel bambino molto piccolo, carni rosse, quindi proteine animali, preferendo naturalmente le proteine più di tipo vegetale, e dovremmo anche cercare di evitare alimenti eccitanti che contengano sostanze in qualche modo speziate o in qualche modo eccitanti per il bambino. Potrebbe essere utile, ad esempio, è importante mantenere anche un buon livello di carboidrati, perché molte difficoltà nel sonno, molti risvegli notturni sono anche legati a un calo della glicemia. Una regola generale è che gli alimenti vanno composti in modo equilibrato. Bisogna evitare dei pasti abbondanti, naturalmente i grassi hanno un sovraccarico anche a livello epatico, quindi facilitano dei risvegli notturni e quindi in qualche modo frammentano il sonno. Quindi le regole dell'igiene alimentare sono molto importanti, è anche importante far passare un giusto tempo, quindi anticipare un pochino la cena in modo tale che il bambino abbia il giusto tempo per la digestione. E l'altro aspetto è che il periodo di tempo tra la cena e l'addormentamento
deve essere svolto in attività non particolarmente eccitanti, e qui abbiamo tutto il problema degli nuovi stili di vita, delle nuove tecnologie, per cui il bambino usa troppo spesso in questa fascia serale gli smartphone, i videogiochi, si espone a stimoli luminosi che in qualche modo ritardano l'addormentamento e quindi ritardano anche le sue capacità di iniziare quel processo fisiologico e maturativo e anche di consolidamento della memoria di cui abbiamo appena parlato, che è fondamentale per un buon rendimento scolastico. Per cui una inadeguatezza di quantità o di qualità del sonno si riverbera poi al mattino dopo in una difficoltà del bambino nelle sue performance scolastiche, in una difficoltà a mantenere una concentrazione prolungata per molto tempo e soprattutto il non aver ben memorizzato e ben fissato quei ricordi così importanti che dovevano essere archiviati nella memoria durante il sonno. Anche la quantità di sonno è importante, soprattutto i bambini un po' più grandi, soprattutto ancora di più gli adolescenti, tendono magari a far tardi la sera, a dormire meno. Anche questo magari è importante ricordare, che comunque un certo numero di ore è necessario ai bambini, anche proprio per apprendere. Assolutamente sì. Le ricerche condotte prevalentemente dai pediatri di famiglia attraverso dei questionari svolti un po' in tutta Italia ci fanno vedere che bambini e i ragazzi italiani hanno una percentuale di sonno ridotta che è in genere 1-2 ore sotto a quello che è il fabbisogno che sarebbe normale per la loro età cronologica. Dobbiamo ricordare che un bambino tra un anno e 3 anni dovrebbe dormire almeno 12 ore e successivamente tra 3 e 8-9 anni dovrebbe dormire 10-11 ore, e un adolescente ugualmente ha bisogno di almeno 9 ore, soprattutto se ha dei compiti scolastici per cui è impegnato tra poco è il momento degli esami, e se è impegnato particolarmente in carichi di lavoro e carichi di studio importanti. Quindi la memoria, l'apprendimento e il sonno vanno di pari passo, e va bene a scuola generalmente chi dorme molto bene. Quindi è bene che i genitori comunque magari quando è una certa ora, come le nostre generazioni a letto dopo Carosello, forse no, ma comunque andare comunque a dormire abbastanza presto, soprattutto se poi si devono svegliare presto i bambini la mattina. Assolutamente, e dormire mezz'ora in più o un'ora in più ha un valore davvero terapeutico, quindi è una raccomandazione da rivolgere a tutti gli studenti. Bene, allora la ringraziamo moltissimo professore. Sempre consigli molto utili per i genitori, quindi appuntamento alla prossima, grazie. Grazie.